Fate con calma, mi raccomando, cercate di non premere troppo per evitare di alzare i pin. Ok, ecco fatto, l'abbiamo connesso. Ciao amici di Addicted to Games, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi siamo qui insieme al nostro Absanzino. Lo state comprando in tanti, dato che ultimamente costa poco più di 200 euro, davvero un gran prezzo, però mi state chiedendo di aiutarvi nell'aggiornamento di questo drone, perché l'ho già ripetuto tante volte, questo drone non si aggiorna automaticamente da applicazione, ma bisogna aggiornarlo un po' alla vecchia maniera, connettendolo al computer e aggiornando versione per versione la cam, il gimbal, eccetera, eccetera. Quindi in questa piccola videoguida vi spiegherò come aggiornare il drone completamente in tutte le sue versioni, quindi flight control, gimbal, camera e anche l'amato e odiato radiocomando. Amato perché è migliorato molto con gli ultimi aggiornamenti, odiato perché per aggiornarlo è un po' un casino. Però se avete appena comprato l'Absanzino, o almeno nell'ultimo mese lo state per comprare, l'avete comprato adesso dopo questo video, state tranquilli perché arriverà a casa vostra già aggiornato, sia drone sia radiocomando. E se il radiocomando viene aggiornato molto raramente, il drone invece viene aggiornato abbastanza spesso, quindi è importante che sappiate come aggiornare in maniera sicura. Veniamo quindi all'occorrente necessario per tutto questo procedimento. Innanzitutto vi servirà ovviamente il vostro Absanzino, la sua batteria completamente carica, mi raccomando ragazzi, carica 100%, ovviamente il radiocomando anch'esso con batteria carica al 100%, cavetto di collegamento tra il radiocomando e il vostro smartphone, in base al vostro telefono, quindi USB-C, Lightning, micro USB, li trovate tutti nella confezione del drone. Poi ci servirà il cavetto USB, micro USB per connettere il drone al nostro computer. Ovviamente ci servirà il computer, una connessione a internet, il cavetto jumper per cortocircuitare i due pin del radiocomando è fondamentale, ragazzi. Se non lo avete, ora lo mettono in tutte le nuove versioni di Absanzino che arrivano a casa vostra. Se invece il vostro Absanzino ha già qualche mese, quindi è di inizio anno quando è uscito questo drone, sicuramente non lo avrete nella confezione e dovrete comprarlo. Andate da un elettricista qualsiasi sotto casa vostra, nella vostra città, magari portatevi il radiocomando e fategli vedere quali sono i due pin da cortocircuitare. Sicuramente saprà darvi un cavetto, un connettore tipo questo a pochi spiccioli. Infine ci servirà ovviamente anche una micro SD formattata. Ora ragazzi, viene il bello. Accendiamo il nostro computer, connettiamola ad internet e iniziamo. Innanzitutto andate sul sito Absan ufficiale, potete cercarlo tranquillamente tramite Google, sezione supporto del sito, andate su Zino Firmware e scaricate il pacchetto. Io lo scaricherò sul desktop. Diciamo che gli aggiornamenti importanti sull'Absanzino escono a cadenza mensile, quindi controllate alla fine di ogni mese se vi interessa volare con il vostro drone aggiornato all'ultima versione, se è stato rilasciato un nuovo pacchetto di aggiornamento. Più nello specifico, questa è la versione 0709, quindi rilasciata a inizio luglio. Bene, scaricato, possiamo chiudere il nostro browser internet, andiamo a scompattare il pacchetto, eccolo qui, apriamolo, schermo intero. Prima cosa che andremo ad aggiornare, ragazzi, è la flight control del nostro drone, quindi la scheda di comando principale dell'Absanzino. Innanzitutto dovremo connettere il nostro drone, il nostro Absanzino al computer. È importante che venga connesso senza la batteria, quindi senza batteria inserita. Andate a connettere, apriamo i bracci del drone ovviamente, altrimenti non riusciamo ad accedere all'ingresso micro USB. Rimuoviamo anche il gimbal in caso si attivi la cam per evitare quindi dei guasti. Connettiamo il cavetto micro USB all'ingresso del drone,
senza micro SD inserita, ragazzi, senza micro SD inserita in questa maniera, e connettiamo l'altra estremità della USB ovviamente al nostro PC. Ora aprite la cartella Xeno Upgrade Tool, aprite il file exe. Come vedete qui sotto abbiamo la scritta connesso, quindi il nostro computer ha riconosciuto correttamente l'Apsan Xeno connesso al nostro computer, che tra l'altro ha anche il LED qui sopra, non so se lo vedete, ma è acceso, quindi è alimentato dal nostro computer. Andiamo a cliccare su Open File sotto FC Program, andiamo nell'archivio principale che abbiamo appena scompattato, apriamo Xeno FC versione eccetera eccetera in base alla versione che scaricherete, aprite il file in questa maniera e ora cliccate su Upgrade. Non toccate nulla, ragazzi, aspettate che arrivi dallo 0 al 100% e poi dovreste aver terminato l'aggiornamento del Fly Control, che avete visto è davvero semplicissimo. 100% completato, ragazzi, perfetto. Ora possiamo chiudere il programma Xeno Upgrade Tool, possiamo disconnettere l'Apsan Xeno ed ecco fatto, ragazzi. La Fly Control dell'Apsan Xeno è stata aggiornata. Vi consiglio, tra un passaggio e l'altro, tra un aggiornamento e l'altro, di accendere l'Apsan Xeno, connetterlo al radiocomando e al vostro smartphone e controllare che l'aggiornamento sia stato eseguito correttamente. Ora andiamo ad aggiornare la versione del gimbal. Anche questa procedura è davvero molto semplice, però a differenza della Fly Control dovrete connettere la batteria a piena carica nel vostro drone, accendere il vostro Apsan Xeno. Ok, ora potrete connettere nuovamente il cavo USB, micro USB, dal vostro computer all'Apsan Xeno, esattamente come avete fatto poco fa. Così, ora passiamo al computer, apriamo nuovamente Xeno Upgrade Tool. Connesso, mi raccomando, è importante che ci sia scritto connesso. Se vedete la scritta non connesso, nonostante il drone sia connesso con il cavo al vostro computer, provate a riavviare il vostro PC oppure a cambiare la porta USB a cui è connesso. Se ancora non dovesse funzionare, provate da un altro PC. Ora dovrete cliccare su Open File sotto Gimbal Program, quindi Open, torniamo all'archivio, apriamo la cartella Gimbal Firmware Xeno eccetera eccetera, apriamo e anche qui cliccate su Upgrade e aspettate che la procedura sia completata, richiede davvero pochissimo e questi due aggiornamenti sono quelli più semplici da eseguire. Ecco fatto, 100%, potete chiudere il programma Xeno Upgrade Tool. Il gimbal del vostro Apsan Xeno si inizializzerà nuovamente, quindi ruoterà per qualche secondo, è normale, state tranquilli. Chiudete tutto, andiamo a scollegare la USB sia dal computer sia dall'Apsan Xeno, spegniamo il drone. Ecco fatto. Ed ora andiamo ad aggiornare il modulo CAM. Per far questo dovrete inserire la micro SD nel drone. Opla. Ora dovrete accendere il drone. Ok. Accendete anche il radiocomando. E andiamo a connetterlo al nostro smartphone. Quindi la classica procedura prevolo. Utilizzate il cavo in dotazione in base al vostro telefono, connettete il vostro telefono, avviate l'applicazione di controllo dell'Apsan Xeno, entrate nel vostro device e andate ora a formattare la micro SD. È importante che lo facciate direttamente dall'applicazione, perché se lo fate dal vostro computer l'aggiornamento della CAM non andrà a buon fine. Quindi andate nelle impostazioni dell'applicazione, sull'ingranaggio scendete, formatta SD card formatting, dategli qualche secondo, è un po' lentino ai suoi tempi. Ecco fatto, ora spegnete il radiocomando, spegnete anche il drone, potete scollegare tranquillamente
lo smartphone, andate ora a rimuovere la micro SD dal drone e andate a connetterla al vostro computer. Io utilizzo un adattatore di micro SD, però potete connetterla nel modo che preferite. Ora aprite la micro SD e nella root, quindi nella cartella principale, andate a copiare i due file che trovate nella cartella Zino IT versione eccetera eccetera. Prendeteli entrambi e copiateli. Fatto! Ora dovrete rimuovere la micro SD, accendere il vostro Absan Zino, aspettate qualche secondo, fatelo inizializzare e ora potrete inserire la micro SD nell'alloggiamento dell'Absan Zino. Ecco, ora inizierà a diventare rosso, cioè si spegne e accende il LED qui al lato della micro SD e questo significa che la procedura è andata a buon fine. Aspettate che smetta di lampeggiare, ecco, ho trovato il termine giusto. Quando il LED si spegne oppure rimane acceso fisso senza più lampeggiare, avrete terminato anche l'aggiornamento della cam. Ora potete tranquillamente spegnere il vostro Absan Zino. Vi consiglio comunque di estrarre nuovamente la micro SD dall'Absan Zino e inserirla nuovamente nel vostro computer per cancellare quei due file d'aggiornamento che avevate inserito nella root della micro SD che non vengono cancellati automaticamente. Ora ragazzi, abbiamo aggiornato la fly control, il gimbal e la cam. Cosa ci manca? Beh, ovviamente il radiocomando. Innanzitutto reinserite nuovamente la micro SD nel drone. Non è una procedura indispensabile per aggiornare il radiocomando, però voi fatelo lo stesso. La prima cosa da fare sarà installare i driver dalla cartella HT016B Update Tools. USB driver e installateli. Questo sarà fondamentale per far leggere il radiocomando al vostro computer. Ora tornate indietro, aprite la cartella HT016B Updater e aprite il file exe. Dategli qualche secondo. E ora, indispensabile, cambio di inquadratura. E ora viene il bello. Aprite la parte inferiore del radiocomando dove inserite lo smartphone. Vedete questi pin, ragazzi? Dovete andare a cortocircuitare il primo e il secondo pin all'estrema sinistra. Dovete utilizzare questo cavetto, connettore, jumper, chiamatelo come volete in dotazione. Se non lo avete, non utilizzate metodi artigianali come pinzette, coltelli, eccetera, eccetera, ma compratene uno da un elettricista. Fate con calma, mi raccomando, cercate di non premere troppo per evitare di alzare i pin. Ok, ecco fatto, l'abbiamo connesso. Controllate che sia inserito sul primo e sul secondo pin. Ora la parte più difficile è fatta. Lasciate inserito questo connettore per tutta la procedura dell'aggiornamento del radiocomando. Andate ora a connettere il radiocomando al computer attraverso il cavo micro USB che andrà qui, dove solitamente mettete il cavo di connessione tra telefono e radiocomando, e connettete l'altra estremità al computer come avete fatto per il drone. Si accenderanno già tutti i LED del radiocomando, però questo non significa che sia acceso. Infatti dovrete andarlo ad accendere manualmente, come fate sempre con questo radiocomando. Ok, quando ascoltate, udite il segnale sonoro, significa che è acceso. Ora appoggiatelo sul tavolo e state attenti che non venga disconnesso il connettore, il jumper. State attenti ragazzi. Andate ad accendere ora anche il drone in modo che il radiocomando si connetta appunto al drone. Dategli qualche secondo. Non è obbligatorio accendere il drone, però anche questo è consigliato. Torniamo al computer. L'applicazione è aperta da un po', clicchiamo su riconnetti qui in alto a destra e come vedete ecco la scritta device connesso, bollino verde. Apriamo la cartella attraverso questa icona, apriamo la cartella HT016B
immagine, apri e ora cliccate su Burn. Ok. Questa procedura richiede 2-3 minuti. Quindi ragazzi, mantenete la calma, se lento significa che è normale. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta, che grande successo! Ecco il messaggio di successo, clicchiamo su ok, exit, andiamo a disconnettere il cavo dal computer e dal radiocomando, spegniamo il radiocomando e disconnettiamo finalmente con cura il cavetto qui sotto. Ecco fatto. Ragazzi, un'ultima cosa molto importante: se non siete esperti nel connettere questi cavetti, fatelo fare a qualcuno con un po' di praticità, perché se andate a forzare troppo, quando magari non avete connesso per bene il connettore sui pin, sui piedini, rischiate di andare a piegare i piedini o addirittura romperli, e se si rompono poi è un casino. Ok, finalmente la procedura è terminata, possiamo andare a spegnere il nostro computer. Ora ragazzi, se volete verificare che tutte le versioni siano state aggiornate correttamente, potete tranquillamente andare a connettere lo smartphone al radiocomando. Tappate ora le impostazioni dell'applicazione, controllate qui sotto che la fly control sia aggiornata, che la cam FPV sia aggiornata, che il radiocomando sia aggiornato e che il gimbal sia aggiornato. Direi tutto è seguito perfettamente. Ok ragazzi, quasi non ci credevo, ma siamo riusciti ad aggiornare completamente il nostro Absanzino. Fly control, gimbal, cam e anche il radiocomando. Come avete visto, non è stato particolarmente difficile, non servono delle competenze particolari, serve solo un po' di tempo libero per farlo e un po' di praticità nel connettere il temutissimo connettore jumper al radiocomando. Ma a parte questo, è davvero tutto molto semplice. Ovviamente è un peccato che Absan non abbia implementato un sistema di aggiornamento tramite applicazione, ma ok, costa alla fine poco più di 200 euro, ha un'ottima cam, ora finalmente vola anche bene, quindi direi che per quel prezzo possiamo soprassedere, si dice così, a questo piccolo peccato. Ok ragazzi, fatemi sapere ora voi cosa ne pensate, se avete una qualsiasi domanda o dubbio su questa procedura e volete schiarirvi le idee prima di procedere, o se avete riscontrato qualche problema, qualche errore, non lo so ragazzi, per qualsiasi cosa lasciate un bel commento qui sotto, io sono come sempre a vostra totale disposizione. Invece qui sotto in descrizione video trovate tutti i link per acquistare l'Absanzino, che attualmente costa all'incirca 200, 210, 215 euro, quindi davvero pochissimo per un drone 4K con gimbal meccanico a tre assi, con GPS, motori brushless e tutto il resto. Poi ovviamente sotto i link d'acquisto trovate anche i link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, dove pubblico i coupon aggiornati su questo e tantissimi altri prodotti, il link per il nostro gruppo Facebook sui droni e sulla tecnologia in generale e anche il link per entrare nel nostro canale Instagram. Entrateci numerosi. Infine amici dronisti e non, se volete supportarci, se volete supportare il canale, il nostro lavoro, noi non chiediamo, non abbiamo mai chiesto nessuna donazione e nessun abbonamento, ma solo un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, condividete questo video a tutti i vostri amici e parenti, figli, nonni, quello che volete. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su AddX2Games. Ciao ragazzi!